È estate e con l'estate ci piace fare un po' tardi la sera e quindi talvolta ci corichiamo ad un orario, altre volte ci corichiamo un po' prima. Questo può dare dei problemi perché secondo uno studio appena pubblicato, capeggiato dal primo nome Wang, questo potrebbe darci una probabilità, quindi variare l'ora in cui noi ci corichiamo la sera e ci addormentiamo, potrebbe dare una probabilità aumentata della sindrome dismetabolica. La sindrome dismetabolica è la sindrome che vede la presenza di diabete, ipercolesterolemia, aumento del grasso viscerale attorno al punto vita, inoltre tutti i problemi che riguardano la pressione arteriosa. Sappiamo bene, in effetti, da questo studio che se la variabilità di coricarsi è tra 60 e 90 minuti tra una notte e l'altra, si aumenta del 27% il rischio di sindrome dismetabolica e quindi con tutte le conseguenze che noi sappiamo a livello della patologia cardiovascolare e che colpisce ovviamente tutti gli organi, ma in primis il nostro cervello e noi di Progetto Mente Giovane siamo molto attenti a tutto ciò. Quindi è importante decidere qual è l'orario medio al quale vogliamo coricarci e sapere di doverlo rispettare, diciamo, entro un limite, un range di mezz'ora. Che cosa dire inoltre? Per quale motivo questo succede? Perché se noi variamo l'orario in cui noi ci corichiamo e ci addormentiamo, questo va a scombinare gli orologi interni che vanno proprio a controllare il livello di, per esempio, glicemia, il livello di colesterolemia e quindi tutti i parametri vitali che sono fondamentali per prevenire la sindrome dismetabolica possono essere scoordinati perché i nostri ritmi circadiani tra giorno e notte vengono scombinati proprio da questo cambiare continuo del nostro coricarci e del nostro addormentarci. Quindi con questo ti saluto e ti auguro di coricarti e di addormentarti ad un orario che sia entro la mezz'ora. Tra le varie notti. Ciao e alla prossima, ciao!